Stiamo ancora aspettando i finali, però in realtà il successo è arrivato, perché noi abbiamo già fissato una festa stasera nella nostra sede qui, la prima sede che abbiamo in centro. Il gruppo è nuovissimo, fatto di persone nuove, siamo nati veramente dal nulla, con tantissime progettualità, con due sedi aperte, con giornalino, con mille iniziative. Tanti l'hanno capito, molte persone ci hanno proprio hanno creduto in noi, hanno fatto tanta strada insieme a noi. Quello che ho detto nei comizi finali, e lo ripeto adesso, e sarà veramente bello, è l'inizio di un grande percorso. Per chi mi conosce, l'ho già fatto qualche anno fa, rifarò, se non ancora di più, una grandissima opposizione, più di quella che è stata qui fatta fino ad oggi, secondo me, sicuramente più di quella che sarà fatta fino ad oggi, perché noi siamo comunque, noi tre, diciamo, non vincenti, siamo comunque assieme maggioranza del paese. Chi ha vinto è minoranza e naturalmente non ha, secondo me, le doti per governare bene questo paese rispetto a ciò che ha raccontato in questi giorni e alle capacità proprie. Quindi faremo una durissima opposizione, certo, giusta, non su tutto per forza, ma il gruppo si sta già organizzando, riorganizzando, siamo qui tutti insieme, tutti abbracciati per il prosieguo di questa grandissima avventura. Non vediamo l'ora di ricominciare, già domani mattina noi ricominceremo, non si molla di un centimetro. Bella colonnella sarà presente fra 5 anni, le prossime amministrative, non con sottoscritto, con qualche altra persona capace, determinata, ma daremo un contributo importante perché il percorso è iniziato. Colonnella può e deve cambiare, non può andare avanti in questi modi. 10 anni di distruzione, il paese è distrutto, l'avete visto tutti, chi lo conosce lo sa. Cercheremo di proporre, non solo di contestare, ma di proporre delle iniziative. Se le vorranno accettare, siamo qui, altrimenti sarà durissima opposizione. Che cosa è mancato, tornando ad analizzare il risultato che si è appena delineato, per vincere questa elezione? Devo stare attento come parlo perché si rischiano le denunce. È mancato tanto clientelismo, quello noi non ce l'abbiamo, non lo avevamo né in maggioranza né in opposizione, non avevamo, lo dico politicamente, non avevamo favori da aver fatto o cambiai da riscuotere. Siamo partiti da zero proponendo tante cose ambientaliste, di iniziative turistiche e non solo. Quello è mancato, altrimenti non è mancato nulla. Siamo sicuramente, per me in questo momento, la migliore alternativa a questo governo cittadino. Lo saremo ancora di più fra 5 anni e ripeto ancora, perché lo penso davvero, non molleremo di un centimetro, ogni minima virgola verrà controllata, verrà contestualizzata, e non da me soltanto, ma da tutto un gruppo che non molla. Proprio pochi minuti fa una persona che fino a poco fa era di questa maggioranza ha appena dichiarato di iscriversi alla nostra associazione Bella Colonnella, perché in molti sono rimasti male dal risultato finale, non io, perché per noi comunque è una festa, perché siamo nati, perché siamo all'inizio di un percorso, e quindi bene così. Andiamo a festeggiare nella nostra sede adesso insieme a tante persone, inizia un percorso, Bella Colonnella c'è e non molla.